Buongiorno. Allora, siccome ieri abbiamo esagerato un po', oggi abbiamo deciso di mangiare solamente. Ovviamente ho chiesto a mio marito che cosa voleva mangiare, se un primo o un secondo. Lui mi ha detto che vuole mangiare solo un primo. Va bene, allora oggi sembriamo degli universitari fuori sede. Allora, sto facendo soffriggere uno spicchio d'aglio, mezza cipollina e, come si dice, una ricetta, vedete? E uso le cipolline di Montoro, adesso ve la faccio vedere, vedete? Sono delle cipolline piccole, sono dolcissime, forse io le reputo ancora più dolci di quelle di Tropea. Allora, quando si sarà ben imbiondita la cipolla, deve imbiondire bene la cipolla, metterò giusto 2 cucchiai di passata di pomodoro, poi metterò delle olivette. Magari la metà di queste che ci sono qua. Ho sciacquato i capperi e li ho messi a bagno nell'acqua, vedete? Ne userò la metà anche di questo quantitativo, ne userò la metà. E poi alla fine, quando metterò l'acqua della pasta, insomma, mentre bolle l'acqua per buttare gli spaghetti, un attimo che schizza, aggiungerò il tonno, un attimo. Che io sto facendo, vedete, scolare dal suo olio. Lo metterò proprio 5 minuti prima, perché giustamente l'olio, cioè il tonno è già cotto. E quindi oggi menù universitario. Poi, siccome ho lavato della scarola liscia, vedete, e sto mettendo a soffriggere in questa padella grande. Si sono già sciolte due alici sott'olio, soffritto d'aglio, peperoncino, 2 cucchiai, no, 2 cucchiaini d'olio e tanto peperoncino. Adesso vado a mettere, vedete, la scarola, e questo sarà il contorno per stasera per gli hamburger, perché stasera mangeremo hamburger e scarola ripassata. Gli hamburger, se vi posso dare un consiglio, comprateli dal macellaio, cioè tanto hanno lo stesso prezzo di quelli comprati nella grande distribuzione. Voi andate dal macellaio, vi scegliete il pezzo di carne che volete, ve la fate tritare. Loro hanno il macchinario per fare gli hamburger. Solo un pizzico di sale, senza mettere aromi, senza niente. E il prezzo è lo stesso, però almeno il pezzo di carne ve lo scegliete voi. Allora, anche qua metterò la metà di queste olive, quando si sarà appassita bene come si dice, la scarola liscia, e metterò anche dei capperi. Se mia madre avrebbe detto che ci voleva anche un cucchiaino di uva passa, perché a Napoli si usa così, mettere anche un cucchiaino di uva passa ammollata nell'acqua e qualche pinolo, però a me non piace e quindi lo faccio così. Sale, il peperoncino, il pepe no, perché ci ho messo un sacco di peperoncino, e questo è il contorno. E buon appetito!